andare alla metropolitana, poi scendere alla metropolitana e andare al Vomero. Poi al Vomero dobbiamo riprendere due mezzi per arrivare un'altra volta giù ai Colli Aminei, non quelli che stanno vicino alla metropolitana. Va bene, questa è un'osservazione. Stavi il C30, il C66, potrebbero fare una circolare che parte dal Tondo di Capodimonte, arriva a Piazza Medaglia d'Oro, G, torni indietro. Benissimo, quella è l'età. Elvia Raia, la presidente di Associazione 23, che è l'ente assegnatario del progetto Pony della Solidarietà. In cosa consiste questo progetto? Dunque, noi dal 1998 che siamo ente capofila per la circoscrizione e ora municipalità 5 per il progetto Pony della Sicurezza e Solidarietà. È un progetto, diciamo, che è rivolto alla cittadinanza anziana, in particolare ai disabili, ma è cosiddetto di bassa soglia. Accompagnamenti, commissioni, qualunque cosa, esistono condizioni di solitudine, marginalità, persone che non riescono proprio a uscire di casa per fare tutto quello che la quotidianità richiede, ma non voglio andare troppo in alto. Pratiche quotidiane di tutti i giorni, forse anche un minimo di spesa, molte persone non sono in grado di autosostenersi, autodeterminarsi. Noi con il nostro servizio diamo una mano a queste persone. Parlo di anziani, ma ci rivolgiamo anche a disabili, anche di tutte le età fondamentalmente. E quindi niente. Secondo lei in che cosa consiste il servizio? In un aiuto soprattutto per le persone disabili o anziane. Allora, i miei genitori purtroppo non ci sono più, c'ho mia suocera che purtroppo non abita più al Vomero e che sicuramente avrebbe l'esigenza di accoglienza, di supporto organizzativo, di assistenza in generale. E purtroppo tutto questo non c'è, o se c'è costa moltissimo, cioè dal punto di vista pubblico gli anziani sono scoperti da questo punto di vista. Si sente l'esigenza di un'assistenza domiciliare per le persone anziane che sono da sole e che non hanno possibilità. Prima vogliamo che l'associazione che gestisce il progetto diffonda in maniera capillare, che sia in grado di bersagliare, di arrivare all'anziano anche nei luoghi e nelle condizioni sociali più remote. Luoghi remoti, perché non sempre in quei luoghi come Camaldolilli, il Petraio, i Camaldoli si riesce ad avere un'attenzione dedicata alle informazioni, quello di avere un ritorno che soddisfi appunto gli anziani e soprattutto sappia combattere le solitudini, prima ancora, come dire, di avere quel servizio utile che pure sta nella organizzazione dei poni, ovvero essere a disposizione per alcune faccende che da solo l'anziano non riesce più a fare. Dunque, i nostri operatori sono scelti tutti tra persone, ragazzi in gran parte, ma quest'anno abbiamo anche alcuni volontari più adulti. Sono tutte persone con curriculum di tutto riguardo, sono veramente persone che hanno una grossa esperienza e competenza nel rapporto e nell'approccio con l'anziano, tant'è che molti di loro sono sociologi, assistenti sociali, psicologi. Quindi sicuramente le competenze sono altissime. Quando l'anziano telefona, ci telefona, noi diciamo sempre il nominativo del Pony che li raggiungerà per dare anche un senso di sicurezza e il nome, il cognome, lì telefoniamo più volte per sincerarci che il Pony è arrivato e quindi sta svolgendo la sua attività, proprio per dare anche sempre questo segnale di presenza e di vicinanza a tutti gli anziani. Grazie. Grazie. Che numero bisogna chiamare per richiedere l'intervento di un Pony? Il numero è 081 578 1969.